Allora, voglio commentare un discorso del presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha tenuto al Peterson Institute for International Economics a Washington DC il 22 aprile 2022. Il presidente della BCE apre il suo discorso con la questione della invasione russa dell'Ucraina, che è un momento, diciamo, molto grave per la globalizzazione, per la globalizzazione. Ovviamente ci sono state le conseguenze in termini di relazioni economiche e sostanzialmente la Lagarde dice che ci sono delle conseguenze sulla global economy. Il commercio internazionale è sempre stato molto rilevante. Le mappe del mondo, diceva Lagarde, erano mappe mundi, erano create appunto sul commercio internazionale, facevano vedere come c'erano delle relazioni tra i paesi, in modo particolare tra Asia e Nord Africa, con la città di Gerusalemme nel mezzo. Questa è la mappe mundi di Ebstoff Map. Ovviamente oggi, diciamo, le mappe mondiali sono molto cambiate a seguito dell'attacco russo dell'Ucraina, e quindi ci sono praticamente tre grandi cambiamenti, che diceva Lagarde. Il primo cambiamento è from dependence to diversification. Il secondo cambiamento è from efficiency to security. Il terzo cambiamento, from globalization to regionalization. Questi sono tre grandi cambiamenti nei quali è coinvolta il mondo, diciamo, il commercio internazionale a livello globale, e rispetto alle quali la Lagarde poi propone quelle che sono le soluzioni dell'Unione Europea. Innanzitutto la globalizzazione. La globalizzazione si è molto, diciamo, sviluppata a partire dalla caduta del muro di Berlino e attraverso la cosiddetta costruzione delle global value chain. Dice la Lagarde, metà del commercio mondiale è costituito da global value chain. Il commercio, in termini di percentuale del prodotto interno lordo, è cresciuto molto, dal 31% del 1999 al 54% del 2019, ed è in Europa, ed è cresciuto anche negli Stati Uniti, anche se di meno, dal 23% al 26% nello stesso periodo. Tuttavia, ci sono ovviamente diciamo delle questioni, perché le supply chain evidentemente a livello globale si sono rotte a seguito, diciamo, sia della pandemia che anche della crisi in Ucraina, e quindi c'è stato un cambiamento della organizzazione delle supply chain, che ha portato alla creazione, diciamo, di nuove organizzazioni. C'è certamente una dipendenza da parte dell'Unione Europea e del mondo occidentale. Qui chiaramente è sottesa l'idea che il mondo occidentale è un mondo di commercio libero, e poi la Cina, la Russia sono mondi dove il commercio libero in Russia è scomparso, in Cina potrebbe scomparire. La Cina, per esempio, ha molto valore, molta importanza nella capacità di estrazioni di raffinamento anche di materiali che derivano dalle terre rare. Diciamo, metà delle terre rare sono sotto il controllo sostanzialmente della Cina, e l'85% della capacità di refining, qui diciamo di raffinamento di questi materiali, è sempre sotto il controllo della Cina. Ci sono 34 prodotti che vengono utilizzati nell'Unione Europea che non possono essere diciamo sostituiti
in caso di chiusura delle relazioni commerciali a livello internazionale con la Russia o con la Cina. E tra questi, diciamo, ci sono il cobalto e il vanadio, che sono degli strumenti, dei materiali, dei minerali che vengono utilizzati per le stampanti 3D, per i droni e per le industrie robotiche. Inoltre c'è anche un problema per quanto riguarda l'industria delle automobili, perché diciamo, l'Ucraina produce diciamo, degli input per l'industria automobilistica europea, e questo comporta diciamo, anche un problema per l'industria automobilistica, soprattutto ovviamente tedesca, con il problema anche delle derrate alimentari. Sostanzialmente, diciamo, questa situazione necessita, diciamo, di cambiamenti. Il primo cambiamento è from the dependence to diversification. C'è una diversificazione dei suppliers. Cioè, mentre prima c'era una dipendenza dai suppliers, quindi diciamo si cercavano delle global value chain che potessero essere più o meno stabili, adesso c'è una diversificazione dei suppliers, perché si vuole cercare di ridurre i rischi globali che sono connessi al fatto che appunto alcune supply chain potrebbero rompersi. Questo, diciamo, fatto ha portato anche a dei cambiamenti in alcuni settori che sono molto rilevanti, per esempio i semiconduttori o l'industria farmaceutica. L'Unione Europea, per esempio, ha disposto che ci sia una crescita dell'investimento nei semiconduttori nell'industria farmaceutica, però comunque questi investimenti non sono gratuiti e, diciamo, richiedono un impiego di risorse molto ampio. Il 46% delle aziende tedesche riceve degli input dalla Cina. La metà di queste aziende sta cercando di ridurre la propria dipendenza dalla Cina. Il 40% delle aziende che fanno parte dello US-China Business Council stanno cercando di orientarsi altrove. Ovviamente c'è un problema che riguarda soprattutto le materie prime, perché le materie prime sono distribuite in un modo diciamo ineguale, però diciamo, quello che accade è che diciamo, nella riorganizzazione dei sistemi produttivi, la questione della sicurezza prevale sull'efficienza. Cioè, che cosa succede? Che generalmente le aziende tendono diciamo, a sostanzialmente delocalizzare dove i costi sono più bassi, però oggi come oggi non si può più proporre questa delocalizzazione perché ci sono diciamo dei rischi geopolitici, e quindi la scelta non avviene più tra sistemi che sono in grado di offrire costi più bassi in valore assoluto, quanto piuttosto tra quei paesi che a parità di condizioni, cioè a parità di costi bassi, possono però garantire anche livelli elevati di sicurezza. Quindi diciamo, c'è un'organizzazione diciamo, che viene ad essere modificata in questo senso. E poi dice la Lagarde, c'è un altro problema che è dalla globalizzazione alla regionalizzazione. Cosa significa? Ovviamente non potendo più contare su un mercato globale, perché questo è stato interrotto evidentemente dall'aggressione russa all'Ucraina e anche dalle posizioni cinesi, è evidente che i mercati regionali diventano più importanti. Certamente l'Unione Europea sotto questo punto di vista è avvantaggiata, perché dice la Lagarde, l'Unione Europea ha un mercato globale, un mercato regionale molto ampio, però evidentemente ci sono dei problemi anche per l'Unione Europea. Delle problematiche consistono nel fatto che magari bisognerebbe creare in Europa un mercato integrato di servizi. Bisognerebbe creare un mercato del capitale europeo, cioè bisognerebbe comunque andare avanti sulle
riforme istituzionali europee per consentire all'Unione Europea di sopravvivere a questo periodo di rotture delle global value chain, di riorganizzazione del commercio internazionale. Però la Lagarde alla fine dice comunque l'Unione Europea ha investito molto, ci si aspetta che Next Generation EU abbia un impatto sul PIL nel 2024 pari all'1,5% e che la crescita e che a questo 1,5% di crescita nel 2024 si aggiunga un ulteriore 0,2% che è prodotto dal fatto che degli effetti positivi dell'aumento della spesa militare dei governi europei in risposta alla minaccia della Russia. Ovviamente, diciamo, la creazione di istituzioni europee potrebbe essere sostanzialmente un elemento, di maggiore difesa. E infine la Lagarde conclude citando, Benjamin Franklin dicendo che no nation was ever ruined by trade, cioè nessuna nazione è stata mai rovinata dal commercio. Che cosa possiamo dire di questo speech della Lagarde? Certamente la Lagarde ha ragione, è vero che ci sono questi tre fenomeni. E quindi il primo fenomeno è, diciamo, appunto, dalla dipendenza alla diversificazione nelle global value chain. Quindi si cercano più supplier. Se non è detto che questa sia una cosa negativa, potrebbe essere anche una cosa positiva. Probabilmente una parte crescente di prodotti che precedentemente venivano acquistati all'estero o importati verranno prodotti in Europa. Ovviamente non, questo discorso non si potrà fare per le materie prime, infatti la Lagarde giustamente dice che il mercato delle materie prime, purtroppo l'Europa è priva di materie prime, quindi diciamo i mercati delle materie prime sono in mano alla Cina e alla Russia sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda i minerali rari. Quindi questo costituisce certamente un punto di debolezza per l'Unione Europea. Però, diciamo, al netto delle materie prime, che comunque sono molto utili nel mondo dell'industria, ci sono comunque delle possibilità di andare a modificare la supply chain e di andare a aumentare l'offerta in Europa. Cioè, quello che accadrà è che l'Europa andrà sempre di più nella supply side, cioè aumenteranno le imprese, si produrrà di più in risposta, diciamo, a questa crisi prodotta dalla Cina e dalla Russia. Ovviamente la Lagarde non dice nulla sul fatto che la Russia e la Cina siano diciamo, in relazione tra di loro, però si intende dal suo ragionamento che, però questa è una mia interpretazione, che ci sia una sorta di relazione di questo tipo, cioè che l'attacco russo all'Ucraina non è indipendente da una probabile chiusura o maggiore chiusura delle relazioni commerciali con la Cina. I due fenomeni non sono completamente scorrelati, c'è una correlazione tra questi due fenomeni. Quindi succede che effettivamente davvero può riproporsi un fenomeno tipo guerra fredda con un Occidente che crede nel mondo libero, nel libero commercio, che deve un attimo, diciamo, chiudersi rispetto a questi paesi e quindi trovare delle soluzioni alternative. Una di queste sarà certamente la crescita dei suppliers in Europa, quindi nuovi suppliers per la diversificazione delle global value chain. Secondo punto, from efficiency to security, molto rilevante, cioè la Lagarde dice: prima della pandemia, un'azienda che doveva delocalizzare trovava un luogo dove i prezzi erano più bassi e delocalizzava in quel luogo. Oggi questo non può più accadere perché questa valutazione deve essere corretta per il rischio geopolitico e visto che il rischio geopolitico in alcuni paesi è molto alto, allora è chiaro che le aziende delocalizzeranno, però lo faranno sempre in nazioni che avranno un rischio geopolitico basso, quindi si riduce il novero dei paesi che potranno essere oggetto di delocalizzazione a seguito della presenza appunto di rischi geopolitici. Questo è un bene o un male?
Ovviamente dipende dalle interpretazioni che si possono dare a questo fenomeno. Certamente potrebbe essere un male, nel senso che ovviamente la teoria dell'impresa ci dice che quando un'azienda quando un'azienda produce a prezzi più bassi, evidentemente, secondo la teoria dell'impresa, c'è una capacità di produrre di più a livello globale. Però non è detto che questo sia un fatto negativo, perché probabilmente le aziende, non potendo delocalizzare, probabilmente ci sarà proprio, anche per questo motivo, un aumento della produttività in Europa o in luoghi che sono affini all'Europa dal punto di vista del commercio internazionale, perché magari rispettano i principi del libero scambio e del capitalismo di mercato. Quindi questa è una considerazione molto importante che ha degli effetti politici molto rilevanti, perché ovviamente ci saranno dei paesi ai quali mancheranno gli investimenti esteri dell'Europa, e questo evidentemente avrà un impatto su quei paesi e certamente creerà una nuova condizione a livello globale. E infine la regionalizzazione, il passaggio della globalizzazione alla regionalizzazione. Chiaramente l'Europa ha un mercato molto grande, questo diceva Lagarde, certamente sì, può essere una difesa, finalmente si scoprono i vantaggi, diciamo, del mercato unico europeo, una condizione di questo genere farà certamente scoprire agli europei quanto sia importante il fatto di aver creato un mercato imponente che costituisce una massa critica che può anche difendere rispetto a degli shock esterni prodotti dalle questioni politiche internazionali. Quindi è probabile che il mercato europeo si adatti molto bene alla regionalizzazione, perché poi dobbiamo ricordare che l'Europa è fatta proprio da valli e regioni, è regionalista, possiamo dire. Cioè, nell'Europa la dimensione nazionale non è mai stata veramente, tranne per alcuni paesi, però non è mai stata veramente la dimensione essenziale, è la dimensione delle regioni, delle aree regionali ad essere quella che è sempre stata dominante nella storia europea e anche nell'Unione Europea. Quindi è probabile che questa regionalizzazione, anche questo fatto, sia un fatto positivo. Quindi non si cercheranno partner in altri luoghi del mondo, si cercheranno partner in altre regioni d'Europa. Questo potrebbe essere positivo, certamente sì, potrebbe essere un elemento, diciamo, di attrazione, di nuove imprese, di crescita dell'offerta. Infine c'è la questione, diciamo, di come l'Europa, diciamo, reagisce a tutto questo, con le sue istituzioni. Ci sono cose che ancora bisogna fare con il mercato del capitale europeo, con il mercato dei servizi. Sono d'accordo su quello che dice la Lagarde. Sono delle istituzioni che vanno realizzate, perché anche queste aiutano a ridurre i rischi che derivano dalla condizione internazionale. Detto questo, però, diciamo, è chiaro che, diciamo, l'Europa, se rimarrà unita, avrà comunque un enorme impatto a livello mondiale. Certo, cioè, effettivamente l'unica debolezza dell'Europa sono le materie prime, perché le materie prime non ci sono in Europa, tutti i paesi che hanno le materie prime si trasformano inevitabilmente in dittature o in luoghi ostili al commercio libero, e questo evidentemente complica molto le cose. Però non è detto che sia sempre così, non è detto che, diciamo, le cose non possano cambiare. Certamente, l'Europa, diciamo, con il libero commercio dovrà difendere, dovrà passare più che dal libero commercio, dovrà puntare di più sul manufacturing, dovrà puntare di più sulla produttività, dovrà puntare di più sull'essere un supplier di prodotti, perché appunto il libero scambio verrà potentemente ridotto a livello internazionale. E quindi la soluzione dell'Europa è la produttività. Il ritorno ad un'Europa produttiva, un'Europa dove ci sono più aziende, dove si produce di più. Questo potrebbe essere positivo, certamente sì, per l'Unione Europea potrebbe avere degli impatti molto importanti nello sviluppo proprio della civilizzazione occidentale, facendo un discorso più ampio,
Però ecco, richiede anche qui un capitale umano, una classe dirigente che siano desiderosi, ecco, di fare dell'Europa un luogo che produce soprattutto per il mercato interno e che però, diciamo, ha una proiezione internazionale che in questa fase non può che essere limitata ai paesi occidentali o ai paesi che accettano il libero commercio. Probabilmente anche questo è il futuro dell'Europa, quindi tornare ad essere un luogo dove si fabbricano le cose, dove ci sono le imprese, ci sono le industrie, si crea produzione, si crea valore. Non è detto che sia un male, potrebbe essere una cosa buona, una nuova fase di produzione, di accumulazione di capitale. Nella speranza che si possa riaccedere a quella condizione del commercio internazionale che potrebbe essere tornare disponibile, però diciamo probabilmente nel futuro, quando le cose cambieranno.